Due carcasse di cani, animali ospitati senza i regolari documenti, in alcuni casi malnutriti e in condizioni igieniche pessime. Due le persone che ora potrebbero finire nei guai, la responsabile del canile e il suo gestore. Questo perché i carabinieri del NAS di Milano e della compagnia di Corsico hanno eseguito un'attività ispettiva presso un canile di Cornaredo alle porte di Milano. L'attività si inquadra nella campagna di aderenza nel settore canili e gattili condotta dal comando dei carabinieri per la tutela della salute. L'ispezione ha evidenziato cattive condizioni igienico-sanitarie dei box usati come ricovero degli animali e anche dei locali interni. È stata accertata poi la presenza di un cane razza Bracco non formalmente registrato che si trovava in stato di magrezza e semi-incoscienza, dicono i carabinieri. Il cane era riverso a terra all'interno di un box fatiscente e sono state trovate anche due carcasse di altri cani riposte poi all'interno di sacchi come quelli utilizzati per l'immondizia. I cadaveri erano in stato di decomposizione e abbandonati nell'area all'esterno della struttura. I carabinieri hanno quindi proceduto a denunciare per il reato di maltrattamento di animali una quarantenne italiana, e cioè la responsabile della struttura, e il gestore dell'allevamento, un ottantenne italiano. Sempre i carabinieri hanno poi trasportato il cane che si trovava in evidente stato di maltrattamento in una clinica veterinaria. Quindi sono state sequestrate le carcasse degli altri due cani per poterle sottoporre all'autopsia e capire se ci siano eventuali altri illeciti commessi dai due. Sono stati infine sequestrati tutti gli altri 27 animali custoditi nella struttura di Cornaredo.